Sì, indubbiamente la nostra è una squadra molto giovane, mentre la squadra di Colorno c'erano uomini d'esperienza. Però devo dire che veramente non gli abbiamo regalato niente. Ogni punto l'hanno dovuto sudare, per ogni punto hanno dovuto combattere. E, sì, gli errori di inesperienza ci sono stati, indubbiamente. È andata così, è stata comunque una bellissima stagione. Ci siamo classificati al primo posto senza perdere mai una partita e abbiamo perso le finali con Colorno, che è una squadra decisamente forte. Domani la Gran Sasso ricomincia a lavorare come ha lavorato ieri e l'altro ieri. A o B non cambia niente, i ragazzi continueranno a lavorare con lo stesso impegno e anche per quanto riguarda la dirigenza continuerà a lavorare con lo stesso impegno. Molti sponsor ci hanno già confermato il loro sostegno anche per l'anno prossimo, lavoreremo per trovare qualche sponsor in più e cercheremo anche l'anno prossimo di fare un campionato di elite, di alta classifica. Che è successo? Il risultato parla chiaro. Luce al Colorno che ha meritato la promozione. Noi purtroppo abbiamo fatto degli errori fondamentali in touche che ci hanno messo veramente in difficoltà, soprattutto dal punto di vista mentale. Comunque il gruppo è un gruppo forte che lavora, è molto duro, che riesce a uscire anche dalle situazioni difficili. Questo è un momento veramente difficile, però mi piace questa squadra. Io già mi sento male perché martedì non ci sarà allenamento, perché questi ragazzi non li avrò con me, quindi è un piacere allenarli e sono sicuro che faremo grandi cose. Non gli abbiamo regalato niente, si sono guadagnato tutto, quindi luce al Colorno. Purtroppo troppa tensione in campo, i ragazzi hanno risentito troppo della partita. Beh, ci sono giocatori purtroppo che non hanno ancora l'esperienza necessaria, ma questo serve anche a quello, no? Io mi ricordo la mia prima finale, avevo 13 anni e feci una figuraccia con un cartellino giallo fino alla partita e il mio allenatore mi disse quello: guarda, sicuramente la prossima finale che farai queste cose ti serviranno, e così è andata. Cioè, qualche giocatore ancora non ha l'esperienza necessaria, però non ci sono alibi, questo è il nostro gioco, abbiamo puntato su alcune cose, non ci sono riuscite. E rispetto al nostro solito gioco è mancato un po' la qualità sul punto d'incontro, però diciamo che loro sono stati molto bravi lì sul punto d'incontro, c'è stato il loro numero 11, veramente un giocatore di qualità che ci ha messo veramente in difficoltà, avrà recuperato 7, forse 8 palloni importanti. Che dire, è andata così, è storia. Adesso ci riprenderemo dalla botta e ricominceremo a lavorare, perché comunque l'annata è stata buona, la stagione è stata buona, i ragazzi sono cresciuti veramente tanto, sono usciti i giocatori che veramente rivedremo a livelli molto più alti, cioè da lavorare e da avere pazienza. Questo è il rugby, questa è la vita. Daniele Giampietri, cosa non ha funzionato oggi? Sicuramente ci sono stati degli episodi che sono andati a nostro sfavore, dopodiché sicuramente un po' di tensione c'era e il peso che dovevamo recuperare comunque il risultato dell'andata, andando subito sotto con il punteggio ci ha tagliato un po' le gambe, però dobbiamo fare i complimenti al Colorno che ha dimostrato nelle due partite di essere un'ottima squadra. Probabilmente ha pesato molto il risultato dell'andata, dove quei 5 punti in meno del Colorno si sono sentiti oggi. Sicuramente l'andata ha influito molto, però ci aveva lasciato una buona memoria, perché comunque avevamo recuperato da un meno 18 e pensavamo comunque di potercela giocare. Infatti negli ultimi minuti finali sicuramente eravamo più attivi, noi abbiamo giocato di più, però purtroppo, come ho detto prima, qualche episodio ci ha penalizzato e purtroppo le finali vanno così. Mi dispiace per tutta la gente che è venuta e per la squadra, ci rifaremo l'anno prossimo. Purtroppo questa promozione non è arrivata. Ci siamo battuti con onore, insomma lo sport è questo, era una finale, la tensione ci abbiamo messa tutta.
Comunque è una piccola consolazione vedere tanto pubblico e qualche partita sembra anche superiore all'Aquila Rugby, quindi per gli sponsor e anche per l'anno prossimo si può stare vicino a questa Gran Sasso. Ma noi il progetto lo portiamo avanti, la squadra si è allenata in condizioni veramente disagiate e nonostante questo siamo arrivati fino alla fine a un passo dal risultato, diciamo quello migliore. Comunque andiamo avanti, è chiaro, lo sponsor ci sta, gli sponsor penso che la maggior parte riconfermeranno. Crediamo ancora nel nostro progetto e ci crediamo fino alla fine, per cui ci dispiace per questa finale. Vedere tanta gente allo stadio, come ho detto prima, è bello. Continuo a dire che questa è la squadra dell'Aquila, per cui penso che era una fotografia eccezionale oggi lo stadio, una partecipazione enorme e per questo forse ancora maggiore la delusione, però ci sta. Fabrizio Parisse, ex dell'Aquila Rugby, come mai questa finale è andata male? Diciamo che non è andata male la finale, purtroppo ci sono sempre due squadre a giocarsela. Io penso che si è visto che i ragazzi hanno messo tutto quanto in mezzo al campo, però nel doppio scontro abbiamo avuto la peggio contro una squadra bene organizzata. Però non c'è niente da recriminare per quanto riguarda il lavoro svolto durante l'anno, perché credo che comunque si sia visto e la finale penso che sia stata anche più gradevole. Purtroppo, ripeto, troppa tensione. Ma non ha funzionato qualcosina, però a livello di intensità e di voglia di giocare nessuno si è tirato indietro, quindi bisogna solo fare un plauso a questi ragazzi che ci hanno messo veramente il cuore da 3 anni che stiamo lavorando per raggiungere un obiettivo importante e che arriverà. Oggi che cosa è mancato? Oggi sicuramente è mancato qualche lancio di gioco a inizio partita dove eravamo deficitari, soltanto che poi le cose si sono andate via migliorando, troppa indisciplina nel secondo tempo ci ha punito abbastanza, diciamo. Coach Prestera Christian, una partita, una bella vittoria per voi? Sicuramente per noi una bella vittoria. Ma è stata una partita molto combattuta, come in casa, come la partita che abbiamo fatto settimana scorsa, ma è un premio penso a tutti i ragazzi che si sono allenati e lavorato tanto quest'anno per raggiungere questo obiettivo, quindi complimenti ai nostri ragazzi, complimenti anche a Gran Sasso che secondo me è una buona squadra e c'è la possibilità l'anno prossimo di raggiungere l'obiettivo della 2. Gli auguro il meglio a Gran Sasso. Ecco, in queste due finali, andare e ritorno, cosa avete avuto voi di più della Gran Sasso? Penso che siamo stati un po' più cinici in certi momenti e abbiamo fatto punti quando dovevamo farli. Abbiamo difeso bene, li abbiamo studiati bene al video, sappiamo quali erano i punti forti di Gran Sasso e penso che è stato un punto forte nostro leggere bene la partita. Invece andiamo al Colorno, dopo tanti anni in Super 10, in Serie A, e la Serie B, e adesso cosa succede? C'è stata una pausa l'anno scorso perché c'è stata la fusione con il Granducato, e siamo ripartiti dalla Serie B, e adesso andiamo in A2 con l'obiettivo di fare un bel campionato. Sicuramente la squadra è molto giovane, sono tutti ragazzi, in campo c'erano 15 ragazzi di Colorno, tutti ragazzi dal 90, dall'89 al 92, c'è anche un gruppo di Viadana. Il nostro obiettivo è lavorare su questi ragazzi giovani della zona di Colorno, Viadana e Parma.